tutto quello che mi va, senza pensare a ciò che avverrà. Oggi non mi trovi neanche su WhatsApp, me ne sto sciallo in pieno relax. Oggi è così, sì è così che va, me ne sto calmo in tranquillità. E non me ne frega se a qualcuno non va, oggi per me solo relax. E hey, ciao a tutti il popolo di YouTube, bentornati in questo nuovo video, siete su Jump Jump TV, io sono Jump Jump, welcome guys! Allora raga, oggi ritorno con una nuova reaction, e stavolta un pezzo, o comunque uno dei pezzi che sicuramente state ascoltando del nuovo album di Emiskilla è Jack La Furia 17, e io ho deciso di fare la reaction al pezzo Sparami, Jack La Furia, Emiskilla, Salmo, Fabri Fibra, qua abbiamo tanta roba, ho deciso di fare la reaction a questo fra i tanti che ci sono. Prima di tutto ciò però, due cose. La prima è, voi siete ovviamente, non siete obbligati a seguire il canale, quindi se non vi piace il canale, non venitemi a insultare, a rompermi i coglioni. Passate avanti, no? Vi piace un altro, un'altra persona o altre cose, andate a vedere altre cose. Altra cosa, sempre su questo argomento, io accetto le critiche costruttive, però non accetto quando mi si insulta senza motivo, no? Coglione, buffone, qua e là, hai sbagliato, testa lì, eccetera, eccetera. E vi dico una cosa, i commenti che non sono competenti con quello che è l'argomento, cioè io accetto anche che magari insultate delle volte, perché magari ci sta, no? Però quando andate fuori dall'argomento, io piglio e cancello tutti i commenti, e non me ne vogliate a male, ma penso che è giusto che io faccia così, perché non accetto gli insulti gratuiti. Detto ciò, prima della reaction, prima di tutto vi chiedo un'iscrizione, un like, un commento, una condivisione, attivate la campanella se siete davvero interessati al canale, e sottolineo se siete davvero interessati, e ringrazio tutti del supporto che state dando, ringrazio le persone che comunque apprezzano quello che faccio. Ora raga, passiamo direttamente subito alla reaction, let's go. Ok, questa è Sparami, come ho detto. Devo dire, questo mi sembra che la copertina dell'album è davvero fantastica, però. Oh! Stasera ho voglia di strafare, quindi ritornerò a casa strafatto. Finché c'ho il vuoto nell'iri del mute e schivare le vipe, mettere il cazzo in queste fighe ifime. Mamma mia, finché non muoio di AIDS o sifilide. Dominaci, ti giuro ti ammazzo, si giuro anche io che mi ammazzi da ride. Mamma mia, frecciatine, raga. Vuoi che fate i gangsta, no? Mamma mia, Fabri. Parlano solo i falliti. Quando si impegna, raga, manda a casa la gente. A 40 anni e passa. Salmo! Chi alza la guardia se c'è la finanza, chi fai 100 metri valdo. Il doppio di gol. Chiamami killer. Wow, io. Non so che dire, c'è. Sto pezzo è una bomba. Ha detto sembra un Morgan tutto fatto? Ho capito bene? I ragazzi coi soldi pieni di nemici, ho 100 motivi e sono tutti validi. Sorrido, ho sempre un alibi, solo un motivo per cui tu rimani. Mi rimane il trucco attaccato al palmo, cioè, ti do uno schiaffo. Yeah, questi rapper di oggi fanno i duri alle sfilate di mezzo. Io lo vedo molto cattivo, ma non so, io in tanti pezzi vedo frecciatine. Non lo so, ditemi voi, no? Cosa ne pensate? In mezzo alle gambe, siete dei fake, siete dei G che si pisciano addosso. Che cazzo devo aggiungere? Io proprio voglio partire così in questa conclusione delle mie riflessioni su questo pezzo. Che cazzo devo aggiungere di più? Io, guardate, vorrei chiudere dicendo Mina, e me la chiudo lì e mi becco anche più like rispetto al solito, dicendovi bomba, Mina, yeah, yo, spacca tutto. Però siccome io sono un tipo che mi piace, no? Non mi piace chiudere le reaction come fanno tanti altri. Oh, boom, boom, bam, bam, Mina, spettacolo. No, io vi dico tutto il mio pensiero.
Partiamo dalla copertina, no? Perché comunque rispecchia l'album, anche se non sto parlando di tutto l'album, ma di questo singolo soltanto. Anzi, se me lo chiedete, magari vi faccio tutto l'album, solo se me lo chiedete. E già la copertina è una mina vagante, spacca troppo, questi cavalli, no? Questo fuoco che si vede, no? In lontananza, sa molto di antichità. Mi piace molto questo gioco, no? Con l'oro a cavallo. E già la grafica dell'album è pazzesca, c'è un connubio con antichità, con nuovo che mi piace, mi rimanda, diciamo, io lo voglio definire un Game of Thrones, diciamo, dei tempi di oggi, col connubio dei tempi di ieri, no? Diciamo questo, io mi rimanda molto a queste robe qui e mi è piaciuto molto. Quindi una copertina già che la dice lunga, dice comprami, dice l'album comprami. Il pezzo, io non so che dire, cioè hanno fatto una fusione, secondo me, fra gli artisti più validi della scena italiana ad oggi. Parlo ad oggi perché comunque Mischilla ormai io lo reputo non più new school, cioè è new school, si adatta alla new school, però parte dal boom bap. Sono tutti artisti che partono dalla old school e sono passati gradualmente, anche rimanendo nella old school, delle volte, spesso e volentieri, li vediamo in questo nuovo sound. E devo dire che hanno fatto una fusione pazzesca, cioè, e dice, cazzo, andatevene a casa, ragazzi, no? Il testo è pazzesco, cioè, ci sono frecciatine alla nuova scuola, dice, che so, robe, ti do uno schiaffo, ti cade il trucco, nel senso che dire che questi, magari, non so, è una mia impressione, magari questi ragazzini di oggi si fanno tutti i fighi, però poi gli cola il trucco, come le donne, non lo so, io vedo questo. Ci sono molte frecciatine a dire non fate gangsta, che poi se siete nella zona non siete gangsta. È un pezzo che comunque rispecchia molto quel discorso del noi siamo ancora qui, voi siete arrivati ora. Ci sta e non ci sta, io dico è figo. Dice guarda siamo ancora qui noi, no? Voi vi fate i gangsta ma siete bambini, vi fate i fighi ma siete così. È la realtà, però è un pochettino, devo dire, che è il solito discorso di c'ero prima io, poi sei arrivato tu. Mi piace e non mi piace, però è bella prepotente, quindi diciamo che il rispetto che io nutro verso questi artisti fa sì, mi influenza positivamente più che negativamente su un pezzo che strutturalmente io non ho da dire. Che cazzo gli dobbiamo dire? Io quando vedo, non lo so, persone che fanno reaction, ma anche persone dell'ambiente, ma più persone che fanno solo reaction come me, che magari amano la musica e magari ne capiscono più o meno di musica, che incominciano a parlare di tecnicismi, cazzo, mi fa un po' arrabbiare, perché tante volte, anche se uno ne sa, cioè, cazzo, ogni artista ha da dire una cosa di diverso in modo diverso. Se sei lì, non è che ti hanno messo così. Se no te ne andavi, voglio dire, se tu arrivi a essere famoso e sei uno di quelli che dura una stagione, poi te ne vai. Questi qua durano da anni. Abbiamo Fabri Fibra che ha, quanto, 15 anni di carriera, Jack La Furia, idem. Amy Schilla li sta raggiungendo perché comunque lui ha incominciato a sfondare nel 2009-2010, così, a essere proprio conosciuto. Salmo, dal 2010 che è in voga, che ha preso un po' tutta la scena, e tutta quest'unione di questi artisti dice cazzo, mi viene voglia di visionare tutto l'album, cazzo, comprare like, il resto lo lascio a voi, se volete condividere con gli amici, se volete soltanto fare una visione e dire sai c'è sto ragazzo che fa reaction e fa recensioni, e niente raga, io, le mie luci e il mio cappellino Jordan vi salutiamo, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!